Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Paolo Rosani, classe 1949, il triestino dalla bellezza ipnotica che incollò migliaia di donne ai fotoromanzi di Grand Hotel, e che ancora oggi più di qualcuno ricorda come uomo stilla. Dal nome del noto collirio per il quale fece da fortunato testimonial con i suoi giganti occhi blu. Girò alcuni importanti film come attore all'inizio degli anni 70 come Anche se volessi lavorare, che faccio? 1972, Decamerone proibito, 1972, Il ritorno del gladiatore più forte del mondo, 1971, Le tue mani sul mio corpo, 1971, Arrivano Django e Sartana, è la fine, 1970. Intraprese una relazione con l'attrice francese Annie Carol Eden, da cui ebbe una figlia Sara. Sara è frutto di un amore tra i due attori scoppiato nel 1970 sul set del film Esotica, Erotica, Psicotica, di Radley Metzger, e durato 3 anni. Una relazione finita in disgrazia, con una lettera bomba spedita da ignoti a casa dei due, che fece perdere la vista da un occhio a Paolo. In seguito a quell'accaduto l'uomo decise di emigrare alla ricerca di una nuova vita in Brasile, a San Paolo, dove invece trovò la morte il 14 luglio del 1982 a soli 33 anni, precipitando dalla terrazza di una villa in circostanze misteriose, durante un festino dell'alta società. Una storia avvolta da tinte fosche, di cui le cronache parlarono poco. Maria Antonietta, il cui vero nome era Beatrice Tenore, nacque il 6 febbraio 1955 a Roma, nel quartiere di Primavalle. La sua vita, breve ma intensa, fu segnata dalla sua bellezza e dal suo talento nel mondo dei fotoromanzi, un'epoca d'oro che spaziava tra gli anni 70 e 80. Le informazioni su di lei, specialmente riguardo alla sua morte, erano spesso vaghe e incerte, circolavano solo pettegolezzi, tranne che per la sua relazione con il famoso cantante Franco Califano. Ma fortunatamente, un articolo di Antonio Daddio pubblicato su Sogno nel gennaio 2021, arricchito dalla testimonianza commossa del fratello, ha finalmente gettato luce sulla sua vita troppo breve. Maria Antonietta proveniva da una famiglia semplice, con un padre pittore edile e una madre amorevole. Dopo il diploma, ha frequentato l'istituto alberghiero e successivamente si è iscritta alla facoltà di architettura. Nel frattempo, ha iniziato a lavorare nello studio di un noto architetto romano. Ma è stata la sua partecipazione a un film di Pasquale Squitieri nel 1973 a spianarle la strada verso il mondo dei fotoromanzi. Il suo debutto nei fotoromanzi è stato un successo immediato, conducendola a condividere la scena con i principali attori maschili del tempo. Descritta come affascinante, espressiva e genuina, Maria Antonietta era molto amata dai suoi colleghi e ammirata dal pubblico. Nonostante il successo, è rimasta sempre umile e legata alla sua famiglia, evitando la mondanità. La sua relazione con Franco Califano, durata dal 1980 al 1982, è stata descritta come un amore intenso e travolgente. Anche se breve, è stata una fase significativa della sua vita, tanto che Franco la chiamava affettuosamente Manu. Tuttavia, la sua carriera nel mondo dello spettacolo si interruppe improvvisamente nel 1986, quando aveva solo 31 anni. 10 anni dopo, il 16 giugno 1996, Maria Antonietta perse la vita in un incidente stradale, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi cari e dei suoi fan. Il ricordo di Maria Antonietta, con i suoi occhi verdi e la sua dolcezza, continua a vivere nel cuore di coloro che l'hanno ammirata, sia negli anni passati che nelle nuove generazioni, che le dedicano omaggi sui social media e nei loro ricordi, rendendo omaggio a una bellezza e a un talento indimenticabili. Max Delis, nato Max Christian Delis il 11 luglio 1951 a Cannes e scomparso il 31 maggio 1993, è stato un celebre attore francese, ricordato soprattutto per la sua straordinaria carriera nei fotoromanzi. La sua esperienza nel campo dell'arte visiva lo ha portato a collaborare con la casa editrice Lancio per un decennio, interpretando oltre 350 storie affascinanti. La sua passione per l'arte drammatica lo ha portato in Italia alla fine degli anni 60, dove ha iniziato a forgiare la sua carriera cinematografica. Abbandonando presto la possibilità di una carriera nel nuoto dopo aver ottenuto un eccellente risultato ai campionati nazionali francesi, ha invece intrapreso lo studio dell'arte drammatica presso l'Actors Studio di New York, dimostrando così il suo impegno e la sua determinazione nell'ambito artistico.
La sua prima esperienza cinematografica, anche se non ufficialmente documentata, è stata nel film La Monaca di Monza diretto da Eri Prando Visconti. Tuttavia, è stato nel mondo dei fotoromanzi che ha trovato la sua vera vocazione, affascinando milioni di lettori con le sue interpretazioni affascinanti e suggestive. Dopo una lunga e prolifica carriera nei fotoromanzi, Max Delis ha deciso di esplorare nuove opportunità artistiche, lasciando la Lancio nel 1983. Oltre alla recitazione, Max era un appassionato di fotografia, pittura e musica, dimostrando un talento artistico eclettico e poliedrico. Nel 1986 ha incontrato l'attrice Antonella Angelucci, con cui ha condiviso un legame affettuoso fino alla sua prematura scomparsa nel 1993. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo dell'intrattenimento, ma il suo ricordo vive attraverso le sue opere d'arte e il suo impatto duraturo sulla cultura popolare. Max Delis rimarrà sempre nei cuori dei suoi fan e dei suoi colleghi come un'icona del cinema e dei fotoromanzi, il cui talento e carisma continueranno a ispirare generazioni di artisti appassionati di tutto il mondo.